Si va per il secondo tentativo di allineamento. Macchina che prende graduale velocità. Allineamento pressoché completato. Mancano 150 metri al punto dell'ostacolo, l'errore di Zampetta di Gio. Sbaglia anche Zenilkam. Albiol Filmont a destra, Alice Piz, due ben avanti a Zeu di Araia, poi Zoe Morgana, lungo i birilli, Ariel Kapper, linee esterne Zeta Dipa, i 200 iniziali in 13 e 3. Insiste Alice Piz, Albiol Filmont, però corre davanti. 400 metri iniziali passati dalla battistrada in 28,3. Davanti alle tribune, Albiol Filmont guida nei confronti di Zeu di Araia. Alice Piz in coppia avanti a Zoe Morgana. Quindi il duo formato da Ariel Cap e Zeta Dipa, le cui mosse sono seguite da American Winner Fast per linee esterne, anche Africa Wise S43, appena abbondante i 600, scompare a traguardo lontano Alice Piz, la meta gara in 59,2. In vantaggio Albiol Filmont nei confronti di Zeu di Araia, cerca di farsi sotto Zeta Dipa dalla corda, muove nella sua scia Ariel Cappa in anticipo su American Winner Fast che prende un brusco anticipo, poi Ariel Cappa sbaglia il chilometro della testa intanto in 1,13,8. Si va a tre quarti a dritta di fronte con in vantaggio Albiol Filmont nei confronti di Zeu di Araia. Le due ben avanti al resto della truppa, American Winner Fast che si mette sulle tracce ma è ancora una dozzina di metri dietro in terza corsia, all'ingresso a dritto arrivo dove Zeu di Araia sposta e va all'attacco di Albiol Filmont, la copre interamente venendo all'ingresso dell'addirittura arrivo, insiste Zeu di Araia che passa nei confronti di Albiol Filmont, finisce bene Vattardi e Sexy Lady Parr, Zeu di Araia che viene a vincere nei confronti di Albiol Filmont e Sexy Lady Parr. 1,59,2 il totale, 1,14,5 la media al chilometro per il successo di Zeu di Araia. Sabatino Di Vincenzo alla guida e al treni, colori della signora Maria Gadaleta, il numero 1 al primo posto, per il secondo sono in linea di dentro Albiol Filmont e al largo e Sexy Lady Parr. Tenete i biglietti in attesa del verdetto della fotografia.